Salve, allora siamo giunti alla nona puntata di Storia della Disney e come potete vedere siamo in HD. D'ora in poi tutti i video del mio canale saranno in HD, così potete ammirarmi in tutti i miei pori della pelle, peli del gatto, addosso, sui vestiti. Bene, allora, come dico sempre, se volete che questa rubrica continui, voi che siete affezionati, mi raccomando, cercate di diffonderlo ai vostri appassionati della Disney, appassionati di animazione, insomma, un like, un commento, una condivisione, significa molto, sia su Facebook che su YouTube. Io non lo chiedo mai, però di questi tempi, è importante, è importante. Quindi, allora, siamo giunti agli anni 30 e stiamo per arrivare alla nascita anche di personaggi come Pluto, Paperino e Pippo, poi Tre Porcellini e più avanti alla lavorazione del primo lungometraggio d'animazione della storia che, come sapete, è Biancaneve e i Sette Nani. Allora, le Silly Symphonies. Una volta conquistato il suono, Walt capì che era necessario tenere in allenamento i suoi artisti disegnatori e, seguendo il suggerimento del compositore e direttore d'orchestra Carl Stolling, che consigliava di mettere la musica in primo piano, decise di creare una seconda serie che fosse differente da quella in cui Topolino fungeva da unico protagonista. Nacquero così le Silly Symphonies, in cui ogni cortometraggio presentava un personaggio diverso, fosse un animale allegorico parlante uscito dalle fiabe per bambini o addirittura un oggetto animato. Il primo cortometraggio dei 75, che sarebbero stati prodotti tra il 1929 e il 1939, fu La danza degli scheletri. Ora vediamo meglio chi era Ab Iwerks. Ne abbiamo parlato varie volte, amico e socio di Walt Disney fin dai primi tempi. Mio nonno Ab era un uomo allo stesso tempo creativo e concreto. Loro due si fidavano l'uno dell'altro, erano strettamente legati dall'amore per l'arte, dice Leslie Iwerks. Ab Iwerks, amico fedele di Walt fin dall'inizio della sua carriera, fu chi elaborò e mise in pratica la figura di Topolino inventata da Walt. Al contrario della sua creatura, il co-creatore di Topolino visse dietro le quinte dell'industria cinematografica, nonostante fosse un grande maestro dell'arte dell'animazione. Per qualche tempo le strade professionali di Ab e Walt si divisero a causa di alcune divergenze sul metodo di lavoro. Nel 1930 Ab abbandonò il gruppo per iniziare un cammino indipendente aprendo un proprio studio. Principalmente voleva seguire le sorti del ranocchio Flip, la sua creazione più importante, che aveva tratti molto simili a Topolino e al conigliastro Oswald. Flip la rana ebbe però vita breve e scomparve dopo soli 3 anni. In un'intervista il figlio di Ab, Dave Iwerks, disse: "Mio padre e Walt erano due persone testarde e proprio per questo trasformavano qualsiasi piccola divergenza in un problema enorme. Mio padre si sentì messo da parte e snobbato da Disney, avevano cominciato insieme come soci e con il tempo lui era diventato un semplice dipendente. Quando gli fu offerta la possibilità di aprire uno studio proprio, accettò subito, e perché non avrebbe dovuto. Quando il suo studio chiuse nel 1936, lavorò per un periodo alla Columbia Pictures, ma poi decise di tornare alla Disney. I due non parlarono mai del temporaneo allontanamento e il ritrovarsi fu positivo per entrambi. Iwerks abbandonò l'animazione e si concentrò sullo sviluppo tecnico, diventando il responsabile di effetti speciali, innovazioni di ripresa e fotografia e inventando nuovi strumenti e macchine da presa. Fu lui a occuparsi dell'integrazione di disegni animati e attori in carne e ossa in I Tre Caballeros 1944, I Racconti dello Zio Tom 1946 e Mary Poppins 1964. In una situazione particolare fu anche prestato alla Universal per occuparsi degli effetti speciali nel film Gli Uccelli di Alfred Hitchcock, guadagnandosi così una nomination agli Oscar del 1964. Quando nacque Disneyland nel 1955, Iwerks girò
girò il primo film a 360 gradi e realizzò un sistema per l'energia fotoelettrica. Vinse due Oscar nella categoria tecnica nel 1960 e nel 1965. La sua storia è stata raccontata nel documentario La mano dietro al topo, la storia di Ab Iwerks del 1999, scritto, prodotto e diretto dalla nipote Leslie Iwerks. Il film documentario di 90 minuti riscatta l'identità e l'importanza di Iwerks, considerato l'animatore più veloce della sua epoca. Secondo Leslie, Disney e Ab avevano una vera passione per la scoperta e per il superamento dei propri limiti. Disney aveva le idee, il senso degli affari, la personalità espansiva e l'energia per vendere il prodotto. Ab Iwerks morì nel luglio del 1971 a Los Angeles per un infarto, 3 mesi prima che Roy Disney inaugurasse il Walt Disney World in Florida. Vediamo ora cosa succede quando arriva il colore. Appunto, questo capitolo si intitola Il colore, 1931-1932. È divertente fare l'impossibile. Walt Disney. Sul lavoro, Walt diventava ogni giorno più critico ed esigente. Lavorava 16 ore al giorno e dopo cena tornava nel suo ufficio e vi rimaneva fino a notte fonda. La qualità dei disegni migliorava sempre più e la fama di Topolino cresceva esponenzialmente. Ma i soldi non bastavano. Con il suo perfezionismo, Walt spendeva talmente tanto per la produzione di un unico film che il guadagno bastava appena a pagare il successivo. Era così preoccupato che cominciò ad avere problemi di insonnia e assumere sonniferi. Un giorno, era il 1931, Lilly non riusciva a svegliarlo. I medici diagnosticarono un eccesso di stress e gli prescrissero un lungo periodo di riposo e tranquillità. Walt e Lily andarono allora a Washington e da lì verso il sud della Florida, dove si imbarcarono su una crociera in direzione di Cuba. Al ritorno, recuperata tutta l'energia di cui aveva bisogno, Walt cominciò a pensare a nuove invenzioni. Aveva vinto la battaglia del suono, ma era necessario realizzare altre innovazioni. Il colore era una delle cose che più lo attiravano. Perché non produrre cartoni animati a colori? Roy era terrorizzato dall'idea, tutto ciò avrebbe triplicato i costi. Ma Walt insisteva, perché fermarsi? Bisognava crescere, perfezionare il proprio prodotto sempre di più. Allora i due andarono di nuovo incontro agli uomini col portafoglio. Roy, tuo fratello vuol fare questo film? Che lo faccia, perché venite a parlare di soldi? Perché vuol farlo in Technicolor? Sedetevi, signori. Walt, hai la minima idea di quanto costi un disegno in Technicolor? Non si fanno film con attori in Technicolor, perché dovremmo fare un film d'animazione in Technicolor? Roy, tuo fratello mi sta prendendo in giro. Walt, mi stai prendendo in giro? Bene, vediamo un po' di che tratta questo disegno che vuole necessariamente il colore. Fiori musicali e alberi danzanti. Questa cosa è sempre più divertente. Roy, non lasciargli fare il buffone quando va a chiedere dei soldi. Ci siamo capiti? Walt, ti dirò una cosa. Il topo parlante, come si chiama? Mortimer, Mickey. È meraviglioso, mi è sempre piaciuto, ma non è a colori, pertanto neanche la tua vegetazione parlante ha bisogno di colori. Dimentica fiori, gli alberi, i colori e pensa soltanto ai topi. Walt voleva i colori perché i fiori erano colorati e avevano un volto. Tutti i bambini lo sapevano, o almeno un bambino lo sapeva, e quel bambino era proprio lui. Andò allora alla Technicolor, l'azienda che aveva sviluppato il sistema per usare il colore sulle pellicole, e chiese loro i diritti del loro sistema per 2 anni. La Technicolor accettò e fiori e alberi, con la sua storia d'amore tra 2 alberi, proprio come Walt da bambino li aveva visti a Marceline, fu il primo cartone animato a colori che uscì il 30 luglio 1932. La fiducia che Disney riponeva in questo processo non soltanto aumentò la qualità dei suoi film, segnando una nuova era per l'industria cinematografica, ma diede anche la spinta affinché la Technicolor si trasformasse in un marchio rispettato in tutta Hollywood. La pellicola ricevette l'Oscar per il miglior film d'animazione e l'Accademia del Cinema gli rese omaggio altre 2 volte negli anni seguenti, nel 1937 e nel 1967, con un premio speciale. L'introduzione del colore portò
portò nuove prospettive agli studi e nacque così buona parte dei nuovi personaggi a colori, tra cui Pippo, Pluto, Chip e Chop e Paperino, con la sua voce caratteristica prestata da Clarence Nash. Alcuni personaggi invece non ressero il passaggio dal vecchio al nuovo metodo di animazione. Orazio, il cavallo, e Clarabella, la mucca, furono amati al loro tempo, ma rappresentavano la vecchia scuola del cartone animato. Siamo giunti al termine per questa puntata. Nella prossima vedremo più nello specifico l'arrivo di Pluto e Pippo e poi il cortometraggio dei tre porcellini, che ebbe proprio un impatto anche a livello sociale. Ci vediamo alla prossima puntata di Storia della Disney.